Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack. Benvenuti ad Art Attack. Ciao amici, come state? Penso che la trasmissione purtroppo non sarà come al mio come posso dire, la mia giornata molto entusiasma, perché c'è stato un incidentino. Oggi purtroppo c'è stato un incidente di mio fratello Giovanni Mucciaccia, che lo salutiamo. Ciao Giovanna. Comunque benvenuti ad Art Attack. Purtroppo il mio fratello Giovanni ha avuto un incidente e ci hanno imputato la gamba, come avete sentito, eh? Purtroppo non importa. Benvenuti e ben ritrovati ad Art Attack. Oggi vi presenteremo un gioco e un'atmosfera che vi darà della grande gioia, sempre da Manuel Mucciaccia, il fratello di Giovanni, come potete sapere. E vi dedicheremo una cosa da voi bambini che possiamo fare tutti assieme. Innanzitutto è una cosa molto semplice questa. Purtroppo squilla il telefono. Pronto? Regia, datemi la mia telefono. Sì, pronto? Pronto, buongiorno, sono in diretta. Sì. Su Rai 2? Volevo due numeri. No. Voglio vincere a tutti i costi. Sono in mezzo alla strada, se mi puoi aiutare. No, non c'entra niente con l'odontologia. Mi scusi. Il Magatanus, sì. No, non c'entra niente. Ha sbagliato. Mi scusi, mi scusi. Ok. Ed ecco, ringrazio di nuovo Manuel Mucciaccia. E adesso vi proponiamo questa e vi dedicheremo come si fa una rosa. Bambini, allora... adulti, quello che siete adesso praticamente, questa è una carta, anche potete prendere anche carta da tovaglioli da carta, e vi mostreremo in anteprima come si fa una grandissima rosa soltanto con due tovaglioli. Allora, tanto per iniziare, allora praticamente dovete prendere la carta igienica, quello che cos'è, diciamo il fazzolettino, e arrotolarlo tipo fare sempre dei cerchi, come potete vedere. Un attimino mi avvicino alla camera così. Allora, come potete vedere, vedete, questa è la cosa. Dovete sempre riattorciare, come potete vedere, e fare un giro per fare diventare questa cosa rossa. Non so se potete vedere questa rosa. Riaccortocciare. Finché che magari prende forma, diciamo, questa rosa. Come potete ben vedere, già prende forma la rosa. Come potete vedere, suona il telefono. Che c'è? Sì, ma non lo vedete. Scusa, un po'. Ma non lo vedete che io soffro la trasmissione qua? Chi è? Passa. Pronto? Buongiorno, volevo tre numeri. Sì, mi scuso, ma gli sto dicendo tipo che quello non è tipo qualcosa di odontologia. Stiamo facendo Mucciaccia, Gio, come si chiama? Art Attack stiamo Art facendo. Attack? Art Attack, sì. Ah, mi scuso. Vabbè, mi scusi. Arrivederci. Dunque, scusate. Come potete vedere, dopo che avete fatto, diciamo, come potete notare, lo sterco del... Allora, passiamo all'attimo, come si chiama? Scusate, ogni tanto la telecamera si è rotta, e quindi prendete l'altro fazzolettino così, e praticamente iniziate, diciamo, di nuovo a fare di accortocciare, diciamo, la carta, fare sempre altri giretti così, brevissimi, ed ecco a voi, diciamo, che si è fatta una rosa di carta per le feste, per le condoglianze, per i funerali. Se non avete soldi da spendere, magari prendete le carta igienica e fate queste rose. Le rose così magari non finiscono mai, e così magari tipo non c'è di bisogno di mettere acqua, avete capito? Vabbè,
Comunque ragazzi, spero che questo cosa vi è piaciuto. Ma adesso faremo un altro gioco, un'altra dimostrazione che vi farà giustamente impazzire. Dunque, abbiamo bisogno di dei colori vinilici, come potete vedere, colori vinilici. E come si realizza un porticciolo, questo quando dovete fare i presepi, quando dovete fare, diciamo, dei prospetti che vi piacciono, magari in miniatura, fateli erano andati in bagno 3 giorni, scusa. Dunque, allora, praticamente questo si realizza, vi dimostrerò come si realizza. Per prima di tutto dovete avere il gesso rinforzativo. Per fare il gesso rinforzativo